Ciao a tutti, bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Durante la festa in costume, organizzata sabato sera dalla produzione del Grande Fratello VIP, è accaduto veramente l'impensabile. Ad attirare l'attenzione non è stato solamente il bacio a luci rosse tra Soleil Sorge ed Elia Duran, ma anche la discussione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Appunto nella scorsa puntata del Grande Fratello VIP, abbiamo assistito al duro provvedimento di quest'ultimo, a causa dei toni accesi che ha utilizzato con l'ex tronista di Uomini e Donne, durante uno scontro. Appunto infatti, il reality ha deciso di punirlo con una nomination che gli farà rischiare l'eliminazione nella prossima puntata. Ma nelle scorse ore, è accaduta l'ennesima litigata che ha scatenato diverse polemiche sul web. Scopriamo cosa è accaduto. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano al Grande Fratello VIP 6. Alessandro Basciano, la scenata di gelosia. Durante i party, tra la musica e l'alcol, i viponi si scatenano e ogni volta accade l'impensabile. Infatti, nella festa del sabato sera, mentre Basciano era alla console per fare il DJ, Sophie Codegoni si è avvicinata ad Antonio Medugno. Appunto il modello e l'ex tronista di Uomini e Donne, hanno ballato e cantato insieme, in modo molto sensuale, tutto sotto gli occhi di Alessandro. Quest'ultimo non ha saputo nascondere la sua gelosia, infatti, ha rimproverato la sua fidanzata e lei le ha detto: "Amore, stavo cantando davanti a te, ma cosa ho fatto? Lo sai che ho occhi solo per te". Appunto Alessandro si è mostrato molto distaccato, ma la ragazza lo ha rassicurato baciandolo e abbracciandolo. Una scena che non è passata inosservata ai telespettatori più attenti, che puntualmente criticano la coppia per le loro continue discussioni. I due riusciranno a trovare il giusto equilibrio? Non ci resta che aspettare per scoprirlo. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo ai prossimi video, addio.